Poké fanatici, io sono Delarz e bentornati in quest'altro video di spacchettamento in Real. Nell'ultimo video di spacchettamento Real vi ho portato la collezione di Gazlord GX. Siamo andati con le ultra creature, siamo tornati vincitori. Di cosa sto parlando? Ovviamente se non sapete di cosa sto parlando andatevi a recuperare l'ultimo spacchettamento, quello della collezione di Gazlord, perché non ve ne pentirete, ho sculato per benino. Oggi invece, come vi avevo promesso, vi porterò una nuova collezione che è quella di Silvally GX, cromatico tra l'altro, quindi abbiamo Silvally GX Shiny, una collezione veramente che si presenta già benissimo. E ovviamente prima di cominciare vi invito a lasciare, come al solito, un bel pollice in su. Vi raccomando, Poké fanatici, se questo video raggiunge un bel po' di mi piace da parte vostra, vi porterò anche un'altra collezione molto presto, o comunque un altro spacchettamento in Real, perché di là, voi non lo sapete, ma io ho altre collezioni in attesa di essere aperte. Sta tutto a voi e ai vostri bei pollici in su, quindi vi raccomando. Collezione di Silvally GX cromatico che si presenta con 4 bustine, ovviamente essendo questa una collezione di media grandezza, sapete ci sono quelle piccole che hanno tipo 3 bustine, le ho portate, tipo ho portato Raichu e Marshadow qualche settimana fa, poi ci sono queste che sono di media grandezza con 4 bustine, poi ci sono quelle tipo grandi con 5-6 bustine, e ci sono anche quelle tipo enormi americane, non mi ricordo se ne ho mai portata una sul canale, che hanno tipo 8 bustine, sono devastanti, costano tipo 50 euro, mannaggia. Comunque questa è una di media grandezza, quindi 4 bustine, la carta di Silvally GX più la versione Jumbo, senza i gadget, senza spilline, senza niente, ma come ho già detto nello scorso video, ci va bene così. Quindi adesso iniziamo a spacchettare! Almeno tu, Silvally, vorrei aprirti tranquillamente senza farmi... Oh, attenzione! Attenzione perché forse mi sta ascoltando. No, no, come al solito no. C'è la parte centrale che non si apre! No, vabbè, ragazzi, non potete capire quanto è stato difficile aprire questa collezione! Oh mio Dio, ci vuole la motosega proprio per aprirle. Andiamo a togliere anche la plastica e se sei stata così difficile da aprire, forse mi stai nascondendo qualcosa, qualche carta rara magari? Ed ecco qui la nostra carta principale del set, ovvero Silvally GX, che come mosse ha unità giroscopica, modulo turbo, come abilità ribelle GX e ha 210 HP. Molto molto bello, tra l'altro cromatico, ricordiamolo. Andiamo a slibare subito subito. Ah, quanto sei bello. Mettiamo da parte e andiamo a vedere il resto della collezione. Qui abbiamo la Jumbo, che come al solito faccio un'enorme fatica a tirarla fuori perché, oh mio Dio, sono troppo grosse. Però almeno possiamo ammirare l'artwork in tutta la sua bellezza e grandezza. Ok, andiamo a vedere le bustine, che sono 4, come sempre. E oh mio Dio, no ragazzi, ragazzi. Ragazzi, mi faranno arrabbiare prima o poi, mi faranno arrabbiare perché ovviamente Invasione Scarlatta, evoluzioni, Sole e Luna, Guardiani Nascenti, due evoluzioni, perché una non bastava, ne hanno dovute mettere due. No ragazzi, qui ci vuole la petizione, per favore, da Pokémon Company, basta evoluzioni nelle collezioni, basta. Ne abbiamo le scatole piene. Evoluzione. Ma poi due... Eppure uguali. Poi oltre al danno anche la beppa. Io dico, nell'altra collezione, no? Quella di Gazlord, ce n'era una di evoluzioni. Anche nelle altre collezioni che abbiamo portato durante il 2017 e inizio 2018 ce n'era una di evoluzioni. Perché me ne devi piazzare due? Perché? Ho tutto il set completo di evoluzioni. Non mi serve più nient'altro. Non mi serve più nient'altro di evoluzioni, perché mi fai questo? Comunque, dopo le due bellissime evoluzioni, ovviamente sono sarcastico, abbiamo Guardiani Nascenti, sempre ben voluto, e poi abbiamo Invasione Scarlatta. Questa volta niente ombre infuocate, mannaggia. Quindi andiamo ad aprirle ovviamente in ordine di anzianità e partiamo da evoluzioni di Raichu, per poi passare ad evoluzioni di Raichu! Wow, che bello! Guarda, non si apre nemmeno tra... sul serio? Non si apre nemmeno? Cioè, guarda come la devo andare ad aprire. Devo andarla ad aprire in questo modo. Stiamo scherzando? Cosa ci sarà dentro? Tipo una fuoriserie, spero. A questo punto spero che ci sia la fuoriserie. Perché se no, veramente... Ah! Maledette evoluzioni. 1, 2, 3. 1 e 2. Credo fosse così il trick. Sì. Per quelle vecchie. Doduo! Caterpie! Drowsy, Diglett, Charmander, Haunter, Revitalizzante, Allenatore,
che poi, oddio, fa strano dire revitalizzante strumento, però carta allenatore, ok. Determinazione di Misty, che ovviamente ho anche full art insieme a Brocco, tutto di questo set. Magmar, Reverse e Raticate. Cioè, se poi deve uscire anche Raticate, vai via, vai via. Cioè, poi deve uscire anche Raticate, mi stanno beffando di continuo. Vediamo le altre evoluzioni. E poi vabbè, se becchi la GX, anzi no, la EX, scusatemi. Ecco, vedete quanto sono vecchie evoluzioni? Nemmeno c'erano le GX. Comunque, se poi becchi anche la EX, magari, cioè, non riesci nemmeno a essere contento, almeno nel mio caso, perché come ho già detto, ho tutte le carte di evoluzioni, l'ho completato il set, quindi non me ne faccio niente. Poi magari esce la EX ed è... ed è Slowbro, magari, Slowbro. Ne avrò 10 di Slowbro EX. Uffa. Voltorb, Magnemite, Caterpie, Rattata, Charmander, Legame Mentale con Venusaur, Cura Totale. L'unica cosa bella sono le artwork, perché sono così retro, hanno un fascino veramente bello, ma il resto no. Machok, Growlithe Reverse e... Cenciolo! Cenciolo, mio Dio. Vabbè, poi escono le Holo. Nemmeno tipo il Charizard set base, pure il reverse, che quello si riesce pure a vendere a un bel prezzo, tipo 5 euro, una cosa del genere. Niente, nemmeno quello. Grazie mille, evoluzioni. Sempre, sempre gentile, sempre, sempre, sempre gentile. Guardiani Nascenti, che nell'ultima collezione ci ha portato veramente bene. Ovviamente non vi spoilerò nulla, dovrete andarvela a guardare se non l'avete ancora vista. Andiamo ad aprirla e speriamo bene. Perché poi se faccio una collezione senza trovare niente, mi sento veramente male. E il fatto di aver sculato nella scorsa collezione mi fa avere un brutto presentimento per questa. Quindi speriamo di non andare a vuoto, perché mi dispiacerebbe molto. Salandit, Stuffle, Slowpoke, Wishiwashi, Nospas, Energia Lotta, Lampent, Tentacruel, Pozione Max, Chandelure, Rayquaza! Rayquaza normale! Perché? Rayquaza normale! Perché devo trovare Rayquaza normale, mio Dio? È rimasta una sola bustina. Qui rischiamo ovviamente di fare come qualche spacchettamento fa, di non trovare niente. Molto bene. Detesto quando succedono queste cose. Lo detesto. Invasione Scarlatta, vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, era così? Non mi ricordo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, credo, sì. Sì, va bene. Carrablast, Swablu, Pumpkaboo, Execute, non troveremo niente, me lo sento, Weedle, Energia Psico, Zuilos, Cincino, Grampig, Mamoswine Reverse... E un Gengarolo! Gengarolo che sta lì dietro il muro e dice: ah! Volevi la GX, fregato! Grazie, Gengar! Wow, che bel bottino che ho trovato! Mamma mia, la carta che c'è di standard nella collezione. E due Holo, sono proprio contento! Che poi pure nella scorsa collezione ho trovato due Holo, ma almeno c'era stata una carta in mezzo che mi aveva fatto risvoltare la giornata, invece qui no. E ok, poche fanatici, per questo spacchettamento direi che ci possiamo fermare qui. Non è andata proprio benissimo, avrei sperato in qualcosa di più, ma noi sappiamo, anzi voi sapete, che dopo uno spacchettamento che va male, di solito dopo succede qualcosa di fantastico. Vi ricorderete ovviamente Mewtwo incapsulato alleva Pokémon, lo scorso spacchettamento dove abbiamo trovato quello che abbiamo trovato, quindi questo mi fa sperare per il futuro. Certo, se poi faccio due spacchettamenti di seguito dove non becco niente, in quel caso potrei piangere davvero. Però, per oggi diciamo che possiamo accontentarci così, speriamo bene. Ovviamente gli spacchettamenti in real non sono ancora finiti, perché di là ho ancora un paio di collezioni che vorrei portarvi sul canale. Se le volete subito, spacchettate in un video, tutto sta a voi. Quindi vi raccomando, lasciate un bel pollice in su per questo video, tanti bei like, pochi fanatici, e ve lo porterò molto molto presto. Per oggi diciamo che ci possiamo salutare qui. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye!